che noi tutti i lucani abbiamo, quindi secondo me questo è diciamo, la chiave che ci dà la forza di continuare a lottare e di credere in un futuro anche per la nostra terra diverso. Grazie. Grazie Assessore. Ringraziamo G7 Basilicata di Pino Di Lucchio, media partner dell'evento, Innovation più Salerno. E un applauso a Pietro Verrastro per la collaborazione organizzativa e a Lorenzo Gagliardi che da poco ha compiuto 88 anni, si avvicina ai 90, però è la memoria storica della Promo Compagnia. Facciamo l'inaugurazione con il taglio del nastro e buona sagra e buon aglianico del cultura a tutti. Ok, bene. Carissimi utenti, sono con l'assessore Laura Mongiello, assessore regionale alla Basilicata, assessore, davvero un successo dell'evento qui a Barile. Sì, un successo, io sono assessore all'ambiente e alla transizione energetica e al di là della manifestazione enogastronomica abbiamo avuto un momento di confronto con professori universitari, ente parco per valorizzare i nostri borghi, perché diciamo la possibilità dello sviluppo dei nostri territori avviene proprio attraverso gli investimenti che si possono fare nella rivitalizzazione dei nostri borghi. Quindi alla fine lei qual è la prospettiva in questo contesto anche sul modello Barile? Diciamo, le prospettive sono quelle di accedere ai nostri territori attraverso la valorizzazione delle bellezze naturali, paesaggistiche ed enogastronomiche. Con il sindaco Murano, sindaco di Barile, vedete qui nelle immagini c'è il pubblico delle grandi occasioni presente per gustare i prodotti locali, ecco l'evento che comunque suscita sempre interesse qui a Barile, di nuovo un'ennesima edizione che si rinnova in modo positivo. Sì, veramente una bella edizione quella di quest'anno, siamo alla 28esima annualità questa del Tumaz. Tanta partecipazione come anche l'anno scorso, nonostante il tempo non sia molto clemente, però la gente comunque ci sta questa sera. A parte come dire, l'enogastronomia, oggi abbiamo discusso anche di sviluppo, abbiamo discusso di territorio, di come attraverso anche questi eventi, queste manifestazioni, il territorio, la nostra comunità possa emergere con le sue peculiarità, che è enogastronomia, che è aglianico, che è tutto ciò che è peculiare a questa nostra comunità. Una bella partecipazione, come dicevo, tanta gente che viene qui nel nostro paese per visitare i nostri luoghi già da questa mattina, per vedere quello che è bello della nostra terra, che è il vino aglianico, che assieme al piatto tipico che è quello di Tumaz Matuglia, questa sera viene pasteggiato dai tanti visitatori che vengono nel nostro territorio. Ecco, in effetti i visitatori provengono un po' da tutto il centro-sud e quindi proprio per la caratteristica dell'evento e anche perché attratti dal titolo della manifestazione. Sì, oramai, come dicevo, 28 anni si è fatta, come dire, si è fatta conoscere questa manifestazione, quindi questo piatto che è il nostro piatto storico legato alla cultura Arbres è un piatto tipico che lega i tanti visitatori che vengono a questa manifestazione. Ecco, in effetti i visitatori comunque sono molto soddisfatti dei prodotti e quindi in pratica tornano e quindi questa è la conferma che la manifestazione si conferma principe degli eventi. Immagino di sì, appunto, come diceva lei, il fatto che vengano ogni anno a questa manifestazione vuol dire che il piatto, quello di Tumaz, è un piatto che è gustoso e quindi piace, e sicuramente anche il nostro vino aglianico è altrettanto gustoso e quindi anche lui viene gustato con piacere dai nostri visitatori. Ecco, carissimi utenti, il prodotto unico per eccellenza, siamo qui con lo chef, davvero un prodotto straordinario. Sì, è un piatto della nostra tradizione che abbiamo rivalutato con la nostra Proloco e che stiamo portando avanti da diversi anni, quindi abbiamo avuto anche... Dal titolo?
Tumaz Matul, questo è il titolo. E quindi cosa contiene? Allora, praticamente è un sugo di alici, poi ci sta praticamente la mollica di pane fritta e le noci. Ecco, vedete il piatto, è ben preparato, carissimi utenti, tanti visitatori nelle immagini, vedete, pubblico delle grandi occasioni qui a Barile, davvero un successo straordinario della kermesse enogastronomica che vede protagonisti tantissimi visitatori che giustamente vogliono assaggiare i prodotti unici, i prodotti tipici locali. Ecco, lei da dove viene? Dario Nero. Ecco, per lei invece? Barile. Perfetto. Ecco, vedete, qui si gusta tantissimi prodotti. Lei da dove viene? Rapolla. Ecco, da Polla abbiamo. Ecco, ben da Rapolla. Ecco, abbiamo tanti visitatori qui che si stanno distribuendo i piatti, carissimi utenti. Tumaz Matul, il piatto unico originale di Barile, promosso dalla Proloco di Barile, ecco nelle immagini. Un'esperienza, è un souvenir di Lucania, indimenticabile. Un souvenir di Lucania, vedete nel carissimi utenti, stand principale del vino, viene qui promosso la Ianico del Vulture, siamo con il sommelier possidente nelle immagini. Cosa viene proposto questa sera? Buonasera a tutti. Allora, qui abbiamo una vasta gamma dell'Aglianico del Vulture, la maggior parte sono dell'areale di cantine di Barile, però comprendono tutto l'areale che va da Barile, Maschito, Venosa, Ipa Candida e Barile stesso. La maggior parte cantine, dicevo, di Barile, con alcune cantine che vengono da Rio Nero, come Donato D'Angelo, come Terra dei Re, e alcune da Maschito. L'Aglianico, come tutti sanno, è un L'Aglianico del Vulture, che praticamente dobbiamo precisare, l'Aglianico del Vulture è un vino tannico, un vino austero, un vino veramente di corpo, che dà il meglio di se stesso su questi suoli vulcanici, e qui abbiamo l'espressione veramente di quello che il nostro territorio riesce a dare, e la professionalità che i nostri viticoltori riescono a estrarre da questo grande grandissimo vitigno che è l'Aglianico del Vulture. Ecco, in effetti l'Aglianico del Vulture si appropria molto bene con Tumaz Matul, con il piatto tipico e classico di Barile. Ma sicuramente, poi allora il piatto Tumaz Matul è poesia che praticamente viene un attimino enfatizzata da questo grandissimo prodotto che è l'Aglianico del Vulture. L'Aglianico del Vulture ne esalta i sapori della mollica di pane, esalta il sapore delle noci, dell'acciuga che c'è all'interno, e praticamente con questo aglianico noi andiamo a completare quello che è praticamente il connubio giusto di questo grandissimo piatto che è il Tumaz Matul. Intanto qui ci sono dei visitatori, vediamo cosa diranno adesso. In questo momento i visitatori proveranno un aglianico del Vulture di 14,5. Ecco, vedete, davvero il vino viene offerto attraverso un bicchiere di vino. Può provare un attimo, prego, può assaggiare. Com'è il prodotto? Buonissimo. Eccezionale, vero? Sì, eccezionale, molto molto buono. Hai provato anche tu Tumaz Matul, vero? Sì, certo. Come è stato il prodotto? Questi utenti, sono altri visitatori, hanno la sacca per portare il bicchiere, Proloco Barile l'ha praticamente prodotta, e in effetti abbiamo altri visitatori. Da dove viene? Terlizzi, provincia di Bari. Ecco, dalla provincia di Bari, e lei proverà? Proverò... Sinceramente mi farò consigliare dal sommelier. Vediamo, hanno scelto i visitatori provenienti da Bari il Carpe Diem, perché hanno mangiato il baccalà. Ecco, vediamo un attimo, prego, può provare un attimo com'è il prodotto, prego, un secondo. Prego, com'è il prodotto? È buonissimo, è rotondo, come si suona. Ecco, abbiamo un altro visitatore, lei da dove viene? Io vengo sempre da Terlizzi. Sono il marito della signora. Ah, perfetto, quindi lei ha scelto il Carpe Diem, lei ha mangiato baccalà, com'è il vino? È tutto molto buono, a livello enogastronomico è una sagra veramente di qualità, e il vino è tondo, buonissimo, veramente ottimo. Vedete che altri visitatori, visitatrici provenienti da Potenza, l'Aglianico del Vulture, com'è il prodotto? È ottimo, ottimo.
lo conosciamo già, però è sempre il top. Il top, esatto. Per lei da dove viene? Da Potenza. Com'è il prodotto? Non ci sono parole, lo conosciamo e ogni anno ci ritorniamo sempre con grande entusiasmo. Potenza, in questo momento stiamo preparando un altro prodotto, quale? Il basileccata, scusa il gioco di parole. La basilicata in una leccata. Come puoi vedere dal disegno è un'esperienza, è un souvenir di Lucania. Io lo chiamerei un'esperienza a piani perché è una stratificazione, come il suolo e il sottosuolo lucano. Cosa stiamo realizzando? Un cono di cialda fatta con il senatore Cappelli, al fondo troverai la rucola, la ciambotta lucana, il baccalà mantecato e infine il crusco, bandiera di Lucania. Immagini, un attimo, ecco lei da dove viene? Io sono di Barile. Bene, possiamo provare questo prodotto? In pratica c'è all'interno baccalà, rucola, c'è un po' di tutto, prego. Prego, il peperone crusco, vediamo il peperone crusco, prego. Buonissimo, venite a Barile a provare. Questi utenti si sta gustando Tomas Matui. Lei da dove viene? Matera. Bene. Da Matera vedete anche i materani che giustamente sono conosciuti nel mondo per la loro storia, per la città dei Sassi, provano, sono venuti qui a Barile. Com'è il prodotto Tomas Matui? Veramente ottimo, se riusciamo ad assaggiarlo ancora meglio. Prego, prego, assaggia un attimo. Ecco, com'è il prodotto? Veramente buono, artigianale, fatto bene. Sono con l'artista Rocco Scattino, lei presenta giustamente dei quadri che fanno riferimento alla natura. Salve, io mi chiamo Rocco Scattino, faccio il fotografo, sono fotografo da un bel po' di anni. E questo è un mio reportage fatto sugli ulivi. È un reportage fatto da anni, quindi posso raccontarvi anche il patriarca d'Italia, che questo qua è un albero. È un albero di 2000 anni fa, dove ogni patriarca d'Italia il pollone viene piantumato a Villa dei Contigli a Roma. E quindi abbiamo anche il nostro esemplare, che sono degli ulivi millenari, dove la natura è importante, nel senso che io li ho fotografati in diverse situazioni stagionali. Qua parliamo di inverno, dove la neve non li tocca per niente. Loro vivono benissimo perché sono abbastanza solidi a tutte le intemperie. Ma arriviamo anche a questa qua, e poi questa qua lo dedica ai giovani. Ai giovani, dove è un'alba e l'alba è un monito a dire state in Basilicata e investite in Basilicata.